Ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV, sono le 15 e dunque manca mezz'ora all'apertura di Wall Street, ma partiamo come di consueto dai listini europei. Ecco il FTSE MIB, l'unico indice attualmente europeo che cede un po' di terreno, lo 0,05%, comunque a 27.791 punti, che comunque sono livelli altissimi. I titoli migliori: Prysmian, Ferrari, Campari e STM. Prysmian in particolare guadagna l'1,64% sul fondo di Azori, Amplifon, Nexi e Banca Generali. Già dalla nostra piattaforma potete vedere il comparto bancario, in quanto il FTSE MIB sia un indice estremamente bancocentrico e dunque un comparto bancario molto misto, con per esempio Mediobanca e BAMI che cedono mezzo punto percentuale. Invece UniCredit rimane sopra la parità, guadagna mezzo punto percentuale, insieme a BPerBanco che guadagna lo 0,16%. Ma diciamo che la performance, ecco, del comparto bancario di Piazza Affari non è molto convincente nel corso di questa giornata, bene invece il lusso fa eccezione Tod's, che cede l'1,12%, però Salvatore Ferragamo 2,66 di rialzo, e andiamo a vedere rapidamente anche Moncler, che questa mattina stava ovviamente registrando una buona performance, attualmente leggermente al di sotto della parità, 68,96 euro. Sul fronte degli Stati Uniti, questi sono i futures. Anche qua stiamo notando una preapertura molto muta, e cioè soprattutto sulla parità, soltanto il Nasdaq leggermente al di sopra, e rapidamente abbiamo visto una carrellata di dati macro. Alle 16:30 invece il dato sulle scorte di petrolio, che potrebbero essere anche game changer per i movimenti di oggi. Lo spread tra il BTP e Bund rimane a 122 punti base, con un decennale italiano allo 0,98. Dunque do subitissimo la parola, anzi il benvenuto, a Paolo Nardovino, Main Trend Analysis. Buongiorno Paolo e grazie per essere con noi. Buongiorno Alexandra, un caro saluto agli spettatori di Fonti. Allora Paolo, abbiamo veramente ecco, tantissimi titoli di cui parlare, tantissimi titoli in movimento, con dei cali, con dei rialzi importanti. Io parto però con due ecco, domande che riguardano invece titoli che fanno parte da Piazza Affari. Fabrizio chiede: ho un euro in leggera perdita, meglio chiudere oppure resisto? Grazie. E poi c'è anche Giova che ci chiede: salve, vorrei gentilmente un'analisi dei titoli Brioschi e BMPS, Banca Monte dei Paschi. Vi ringrazio e buona giornata. Quindi partiamo ovviamente da un euro. Ogni euro è in una fase ribassista. Se mettiamo un grafico giornaliero, io non lo porterei nel portafoglio, non lo manterrei. Ok, quindi suggerisci di chiudere a questo punto. Bisogna chiudere e guardare altro, poi magari vediamo quale altro titolo. Ok. Invece l'altro amico ci chiede ovviamente un parere su Banca Monte dei Paschi e Brioschi, che è un titolo che personalmente non ho mai dato un'occhiata, ecco. Montepaschi è sempre diciamo, le solite domande che vengono fatte su un titolo che rasenta ogni volta i minimi, quindi a mio avviso va lasciato perdere. Sono dei titoli che hanno sempre penalizzato gli investitori, quindi lasciatelo perdere, è un titolo da lasciar perdere. Quindi, Cioè, Monte dei Paschi, ok, perfetto. E invece l'altro? Brioschi è... Un attimo, carichiamo il grafico. Vado rapidamente a farlo vedere anch'io. Eccolo qua, c'è dell'1,33%, un grafico non molto carino, per la verità, volumi Però bassissimi. sta facendo un cuneo. Diciamo che finché regge il minimo di fine ottobre, quello del 29 ottobre, che ha fatto a 0,0862, e poi parliamo di titoli che quotano al di sotto dei decimi di euro, quindi centesimi di euro, finché regge quel minimo si può anche mantenere una posizione rialzista con un target, diciamo, sperare un ritorno allo 0,1. Però anche in questo caso sono degli investimenti fatti su titoli che sono poco attivi. Ecco, io non privilegerei questo tipo di investimenti. Però, diciamo, finché mantiene quel minimo, qua si può mantenere la posizione. Ottimo, allora spostiamoci, prima che ci arrivano ovviamente le altre domande, spostiamoci rapidamente negli Stati Uniti. Abbiamo avuto una carrellata di trimestrali come Target e Lowe, però abbiamo visto anche una reazione molto opposta a livello di reazione di mercato, anche se entrambe le aziende hanno battuto le stime. A questo punto andiamo a vedere rapidamente Target. Allora, qual è il ticker?
Allora, te lo dico subitissimo, intanto ecco, l'ho recuperato, TGT, in effetti ciò che sorprende il mercato è che effettivamente ha strabattuto le stime con un'ottima guidance per ecco, la stagione natalizia ovviamente e ciò nonostante cede il 5%. Sì, probabilmente ha già dato questo titolo. Teniamo conto che in America siamo su livelli abbastanza alti degli indici e soprattutto quando arrivano le vendite in seguito alla trimestrale, a mio avviso è un segnale importante in questa fase, perché questo è il mese di novembre è il mese solitamente dove si realizzano i maggiori guadagni. Quindi c'è sicuramente qualcuno che sta prendendo profitto anche dopo i dati, potrebbe essere un segnale di arrivo questo sul titolo. Quindi sì, sono segnali di vendita. Ottimo, intanto andiamo a vedere anche l'OE, il ticker LOW, questo ovviamente è una reazione completamente opposta in premercato, guadagna quasi il 4%, ovviamente questi sono movimenti assolutamente basati ecco, ai numeri che abbiamo visto qualche ora fa. Sì, questo è un titolo che sta rinnovando i massimi, al contrario dell'altro titolo che abbiamo visto in precedenza. Questi sono segnali di acquisto, quando titoli continuano a rinnovare massimi su massimi, anche se siamo oramai a parecchia distanza dall'inizio del trend, perché questo è un titolo che ha iniziato il trend come i grandi big nel marzo del 2020. Quindi sono passati oramai 19-20 mesi, quasi 20 mesi dal minimo. Comunque, questo è uno dei titoli che continua a mantenere il trend, quindi è ancora long, struttura tutta long. Oggi abbiamo anche un'apertura long, rialzo, pre-market, bisogna oltre il 4, quasi il 4% di rialzo. Probabilmente saranno anche qui gli ultimi fuochi, però finché è long, qui il segnale è ancora rialzista. Ancora in forza. Ok, perfetto. Intanto vorrei far vedere ai nostri telespettatori un titolo che ha un certo market cap, nonostante sia ovviamente quotato da pochissimo. Sto parlando ovviamente di Rivian. A tuo avviso, ecco Paolo, bisogna avere questa fiducia nei confronti di questo progetto, perché poi per carità nel caso di Tesla è diventata anche un'azienda che fa effettivamente profitti. Su Rivian ho preso in apertura, cioè sono entrato il giorno dell'IPO, anche se era un prezzo molto elevato, perché l'IPO era stata fatta a 78 dollari, i primi prezzi erano stati fatti intorno ai 115-116, poi è arrivato il primo giorno a 96 e ho avuto anche la fortuna di comprare il primo giorno, però faccio outing, sono uscito, ho fatto uscire ieri, in pratica, tra ieri e l'altro ieri, tra 150 e 163 abbiamo preso profitto sulle posizioni. Questo è un titolo che ha molta potenzialità, però c'è da dire questo, ora faccio vedere, ho condiviso lo schermo, faccio vedere questa schermata dove ci sono i più grandi costruttori di auto del mondo come capitalizzazione. Ora, la prima è Tesla, che ha 1.059 mila miliardi di capitalizzazione, poi la seconda è Toyota, 262 mila, la terza è Rivian. Ora, Rivian ha superato Volkswagen come capitalizzazione, poi naturalmente Daimler, General Motors e tutte le altre che stanno sotto, ma non ha ancora consegnato nessun'auto. C'è da dire questo, cioè è un progetto, ci sono delle prenotazioni, è un titolo interessantissimo anche per la struttura della proprietà, perché ci sta Bezos e ci sono altri grossi investitori, però il livello di capitalizzazione che ha raggiunto ieri al prezzo di chiusura a 172 dollari era 151 mila miliardi, cioè 151 miliardi di dollari. Che vuol dire quasi 15 miliardi di dollari più di Volkswagen. Quindi siamo a livelli alti di prezzo. Ciò non vuol dire che il prezzo non possa ancora aumentare nelle prossime sedute, però la percezione che siamo a livelli alti, anche di quotazioni alte, a questo punto arriva, anche perché in soli 5 giorni è aumentato il titolo
ha messo su un 60% e soprattutto ha messo su dalla quotazione 100 miliardi di dollari di capitalizzazione. Questo va detto. Per adesso non ha ancora chiuso una seduta in negativo, ha fatto 5 sedute positive, oggi aprirà in negativo. Eh sì, c'è già un calo quasi anzi poco più del 9%, il primo da quando si quota, da Però quando si è vediamo quotata. le chiusure, vediamo le chiusure. A mio avviso è molto probabile uno storno con un ritorno in area tra i 135 e i 130, e lì va valutato. Il titolo già era stato quotato alto, perché 78 dollari ad azione per un'azienda che ancora non ha consegnato nessuna automobile. Ecco, ho detto questo. Le prime consegne sono previste nel 2022. A mio avviso il rischio c'è, però è un'azienda, il settore è in fermento. La stessa Tesla, dopo lo storno che ha avuto nelle scorse sedute, l'avevamo già visto le scorse settimane, abbiamo anche fatto delle operazioni a ribasso sul titolo, si è un po' assestato poco al di sotto dei 1000 dollari, oggi aprirà con, penso, un'apertura positiva, sì. Leggermente positiva, però anche qui stiamo parlando di un titolo che capitalizza tantissimo e i cui multipli sono fuori scala. Quindi io mi concentrerei più su altri settori, poi magari vi farò vedere dei settori sui quali ho posto la mia attenzione nelle ultime settimane, che non sono questi. Cioè, Rivian l'abbiamo fatto le operazioni perché era un titolo che Sì. era attraente, però adesso ha raggiunto obiettivamente dei livelli alti. Allora, torniamo un attimo in Italia, ti leggo una domanda, un'analisi su Digital Bros e poi ci chiedono ovviamente se Banco BPM può salire ancora entro Natale. Partiamo da Digital Bros, se vuoi Paolo. Sì, allora, Digital Bros. Eccolo qui. Ha avuto uno storno importante nelle ultime sedute e si sta assestando su un precedente livello che era i massimi fatti a settembre. Valuterei allora posizioni rialziste, qui mi sembrano premature, perché anche la seduta di oggi ha aggiornato nuovamente il minimo, sono 4 sedute che fa minimi importanti, aspetterei l'assestamento del titolo, potrebbe avvenire a questi livelli, già il minimo di oggi è importante, però dovrebbe aspettare almeno un'inversione sul grafico giornaliero. Per adesso il trend è fortemente ribassista e la figura che ha fatto sconsiglia acquisti. Quindi aspettiamo un assestamento. La domanda è qual era? Un'analisi in generale oppure se mantenere o meno il titolo su Digital Bros. Su Digital Bros è semplicemente un'analisi su Digital Bros e dunque tu hai già detto, immagino, Sì, ecco la tua. diciamo sono storno importanti, vendite importanti con volumi. Probabilmente questo top che ha fatto a novembre sarà il top dell'anno e un top che resisterà anche per tanti mesi, perché abbiamo avuto uno storno importante, ha perso 15 dollari, 15 euro, è importante, diciamo, ha avuto un'inversione di tendenza importante. Ok, perfetto. Invece su Banco BPM può salire ancora entro Natale? Cioè, manca tanto, diciamo. Popolare di Milano. Intanto vado subitissimo a farla vedere anch'io graficamente, giusto per, scusate, questo è BPerBank, eccola qua. Banco BPM cede mezzo punto percentuale nel corso di questa giornata. Allora, ho già detto in altre occasioni che a mio avviso il settore bancario è uno di quelli che sarà maggiormente avvantaggiato dalla situazione attuale e dalla previsione futura di un rialzo dei tassi. Non sarà a breve, perché anche ieri la Lagarde ha confermato che non se ne parla per adesso, però in prospettiva futura il settore bancario è già cresciuto tanto, dai minimi che abbiamo visto dello scorso anno è cresciuto già tanto, ha recuperato molto, molti titoli, tra i quali proprio Popolare di Milano, hanno recuperato i massimi pre-Covid, quindi è un titolo che adesso sta un po' assestando questo rialzo. Per adesso la fase rialzista si sta consolidando, ma non è per nulla compromessa. Io gli alert li metterei sotto questi minimi qui di luglio,
Per adesso possiamo anche oscillare tra i 2,50 e i 3 euro, ma ci sono possibilità anche di appezzamenti ulteriori nei prossimi mesi. Quindi il settore è un settore interessante, va tenuto in considerazione, e questo è uno dei titoli che a mio avviso è tra i migliori del settore bancario italiano. Allora, ti leggo un'altra domanda e dunque torniamo sul NYSE. Chiedo l'opinione dell'analista a proposito di Jumia Technology, che mi sorprende per il continuo arretrare, fenomeno meno riscontrabile dai numeri della propria attività. Luisa Napoli, Jumia, il ticker è J, scusami, MIA, quotato sul NYSE a 14,96 dollari. Ieri ha avuto una vendita importante con volumi, accompagnata da volumi, segnale ribassista importante, chiusura sui minimi, il grafico parla chiaro, titolo ribassista, non vedo ancora occasioni di acquisto, quindi non vedrei occasioni di acquisto. Ottimo. Dunque, Paolo, focalizziamoci un attimo di nuovo sui titoli negli Stati Uniti, perché mancano circa, diciamo 10-13 minuti all'apertura di Wall Street. Ti chiedo un parere su Cisco e Nvidia, perché? Perché comunque pubblicano, i conti dopo il closing bell, e cioè dopo le 22. Allora, Nvidia è uno dei titoli guida, ha avuto un importantissimo uptrend, ha fatto un massimo a 323, adesso sta consolidando sopra i 300 dollari, anche oggi aprirà più o meno a questi livelli. Io avrei ancora da limare il massimo, quindi ho dei target un po' più alti sul titolo. Questo è un titolo che ha dato grande soddisfazione agli investitori negli ultimi Eh tempi. sì. Potrebbe arrivare, allora io i miei target ce li ho tra i 3,40 e i 3,60, non so se arriva dopo la trimestrale oppure alla fine dell'anno, ma come livelli di target potrebbe ancora sorprendere. È uno dei titoli comunque che è salito tanto, capitalizza tanto, ma in prospettiva è uno dei titoli che resterà, tra mio avviso, tra i titoli guida. L'altro qual era? Cisco Technology, che è un altro titolo estremamente interessante, fa parte del vecchio tech, cede lo 0,18%, ieri ha ceduto mezzo punto percentuale e oggi è proprio la giornata di Cisco. Questo è un titolo molto più tranquillo rispetto a Nvidia, ha fatto l'uptrend, non ha ancora superato il massimo assoluto e può ancora restare in rialzo, insomma, in fase rialzista. Ottimo, e Paolo, naturalmente ti chiedo un parere sul dollaro, perché continua a rafforzarsi anche oggi dello 0,04%, scende invece l'euro-dollaro addirittura ad 1,1303 e sterlino-dollaro ad 1,3466. Che cosa ci indica questo rafforzamento del dollaro, secondo te? Ma il dollaro io oggi ho visto stanotte un movimento, sembrerebbe quasi di fine trend, ha raggiunto i 96 sul grafico del dollar index. Personalmente ho provato un'inversione sul minimo di oggi, con lo stop l'ho messo sotto il minimo che ha fatto stanotte, sia sull'euro dollaro e sia sul dollar index. Dollar index naturalmente è il massimo e l'euro dollaro è il minimo. Quindi ho provato dei long sull'euro dollaro con lo stop sotto al minimo che ho fatto stanotte e degli short sul dollar index. Per me potrebbe essere un movimento che potrebbe pagare anche un paio di figure da questi livelli al rialzo, l'euro dollaro. Ecco, cosa ti aspetti dai mercati USA da qui a fine anno, Paolo? Cioè, rimani rialzista o Sì, meno? allora tendenzialmente ci sarà ancora fase rialzista, credo. Mi aspetto una fase di storno a partire dalla prossima settimana, dopo le scadenze. Sarà una settimana corta, quindi diciamo dopo il ringraziamento, dopo la festa del ringraziamento. Ci sono alcuni settori sui quali io sto puntando. Il titolo più importante, diciamo, ci sono dei settori nuovi. No, tra i miei clienti gli ho dato un'intera lista di titoli di questi settori. Voglio farvi vedere uno solo che è IonQ, un titolo che sta facendo massimi su massimi nell'ultimo periodo. Stiamo parlando di Quantum Computers, è un settore che a mio avviso sarà uno dei settori in voga nel prossimo anno.
Questo è, diciamo, è uno dei titoli che stiamo monitorando con i miei clienti. Abbiamo fatto delle operazioni a rialzo che hanno pagato tanto, a mio avviso potrebbe ancora dare molte soddisfazioni. Oltre a questo ci sono altri settori con altri titoli importanti, naturalmente chi vuole le può, mi contatta e gli darò. Ottimo, grazie mille a Paolo Narduino, Maintrain Analysis, grazie per essere stato con noi, alla prossima Paolo. Grazie mille a voi, un caro saluto a tutti. Grazie ancora.